È un biglietto da visita importante per Genova che deve assolutamente essere curato con le dovute attenzioni e che deve, è anche un motivo di rilancio per far vedere che Genova sta rinascendo. Il Comune ha deciso di fare forti investimenti per recuperare una situazione pregressa un po' critica, investimenti che verranno dilazionati in 2 o 3 anni, anche perché comunque le dimensioni e le caratteristiche del cantiere non permettono di lavorare in maniera massiva. Un intervento che prevederà l'attenzione della soprintendenza, dove ogni opera e ogni intervento sarà comunque finalizzato ad un recupero e un restauro, quindi non a una modifica delle situazioni preesistenti. E l'obiettivo è quello di riportare agli antichi splendori questa importante via, questa importante galleria che onestamente ha pochi uguali in Italia. La situazione che abbiamo trovato, che era stata già evidenziata da un intervento fatto precedentemente dall'assessore Crivello, a cui sto dando continuità, investendo quasi 7 milioni di euro per ora, negli anni, obbligherà necessariamente ad avere dei tempi piuttosto lunghi, 2 o 3 anni minimo, perché parliamo di cifre importanti. L'intervento prioritario è quello di consolidamento delle strutture metalliche che hanno subito un degrado molto pesante anche a livello strutturale, tant'è vero che sono stati tolti temporaneamente, sottolineo temporaneamente, i lampadari molto pesanti per alleggerire la struttura. Adesso stanno iniziando a fare le predisposizioni per poi iniziare a operare a giugno, quando inizierà il cantiere più importante. Quindi ora stanno già lavorando, ma è per predisporre le opere in modo tale che a giugno, quando inizierà il cantiere più importante, dove ci saranno fisicamente degli interventi per 2.378 come prima tranche, poi ci sarà una seconda tranche di 1.6 milioni e un'altra tranche di 3.660 milioni. E a seguire, finché io comunque avrò la delega come assessore, ho intenzione di stanziare ogni anno dei finanziamenti per portare a termine un'opera che è stata in maniera molto spannometrica identificata per un valore di circa 12-13 milioni di euro. Questo per darvi anche la consistenza delle difficoltà, delle problematiche che sono state rilevate sulla galleria. Verrà interdetta al transito? Assolutamente no, mai, e anzi, una delle cose che stiamo cercando di fare con l'aiuto del direttore dei lavori, geometra Sgorbini, e col progettista, sarà quella di cercare di fare opere che interferiscano il meno possibile con le attività commerciali. Difatti c'è un dialogo aperto col CIV proprio perché l'obiettivo è di pianificare quello che facciamo in modo tale che non crei pregiudizio alle attività. Interventi prioritari sono attualmente di mettere in sicurezza e togliere i ponteggi dal lato teatro, poi andrà in gara la chiusura di tutti i fronti laterali senza applicare le decorazioni. Ci sarà una seconda fase in cui verranno montati i decori. C'è il problema Abbastanza grave. della copertura, c'è il problema della copertura, perché avremo di recuperare il più possibile i decori in ghisa su raccomandazione della soprintendenza.